Buonasera amici della Pallamano, benvenuti a questo appuntamento valido per la 13ª giornata della Serie A Beretta 2021-22. In campo Junior Fasano e Bressanone. Stanno salutando le due rose a disposizione dei due tecnici, che sono Francesco Ancona per la Junior e Rudolf Neuner per il Brixen, anche se fa le vesti allenatore di giocatore Davor Šutura, leggenda della pallamano europea. Bressanone che si presenta con due portieri, Valerio Sampaolo e Alex Wehrer, anche capitano della formazione altoatesina. Poi seguono Di Giulio, Fantinato, Arcieri, Brugger, Endrit e Ardian Iballi, Andrea Basic, Gianluca Dapiran appena arrivato dal Trieste, Müller, Mitteruzzer, Ramzic, Coppola, Schazer, Šutura. Risponde la Junior con i tre portieri Fovio, Vinci e Sibiglio, poi la Padula, Angiolini, Franceschetti, Grassi, Diorstam, Pugliese, Iortembo, Pinto, Sperti, Boggia, Notarangelo, Bearedic, capitan Flavio Messina. Dirigono l'incontro i signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, ovviamente tecnico della Junior, che in questo momento parla con Carlo Sperti, e il signor Francesco Ancona. Comincerà in attacco la Junior Fasano, che scende in campo in maglia blu, pantaloncini bianchi, maglia bianca con inserti verdi e pantaloncini verdi il Bressanone. Tutto pronto quasi per partire, pronto anche Bearic per il consueto cambio attacco difesa. Junior che partirà con Fovio, Notarangelo, Sperti, Jörsta, Mangiolini, Messina e Franceschetti, oggi anche compleanno per lui. Il Bressanone che invece si difenderà con Šutura, Arcieri. In porta San Paolo, poi abbiamo Endrit, Iballi, abbiamo anche Amsic, Di Giulio è ultimo da distinguere. Ora vediamo però in diretta attacco della Junior con Jolestam, Franceschetti, incrocio di due, Notarangelo che scavalca Arcieri, poi tira e realizza con San Paolo che non si aspettava più il tiro. Attacca veloce ora subito il Bressanone, poi ruba palla Franceschetti senza fallo e ancora possesso palla Junior, bravissima la formazione biancazzurra a rubar palla dalle mani della compagine altoatesina. Era Fantinato l'uomo che mancava nei sette iniziali del Bressanone. Ora palla a Sperti che sotto le gambe di San Paolo insacca subito per il 2-0. Partenza fulminea della Junior nel primo minuto e 10 secondi. 2-0, Junior che viene dalla gara persa a Conversano sabato scorso, derby molto tirato, 33-31 il punteggio, anzi 35-33 il punteggio finale, con la Junior in partita fino alla fine. Bressanone che invece ha riposato nello scorso turno, prima ancora il pari a Merano nel derby dell'Alto Adige. Ora andiamo, attacca con Fantinato, Šutura che serve il 39, Amsic che in doppio appoggio sigla la prima rete del Brixen, attacca subito con due pivot la Junior con Sperti, poi Notarangelo che arriva in corsa e subito brucia la rete di San Paolo. Protesta anche la Junior prima per un probabile passi di Šutura, che in realtà si era anche fermato pensando nel fallo. Fa capolino anche Basic nell'azione offensiva del Bressanone, ovviamente nel suo consueto ruolo di pivot. Taglia Arcieri come secondo nel medesimo ruolo. Ora Šutura scarica nuovamente. Iballi, anzi Amsic, Šutura. Palla a Basic che approfitta ovviamente dell'uomo in meno nella difesa della Junior e accorcia le distanze. 7-5 ora il parziale.
Jørstam. Jørtembo. Notarangelo. Jørstam. Jørtembo. Notarangelo. Scambiano i tre. Porta sguarnita della Junior, ovviamente, per giocare con tutti gli effettivi in attacco. Jørtembo. Pietro Notarangelo. Palla a Pugliese, virgola di Pugliese, rete bellissima, numero 8 della Junior. Bressone che ha sempre ovviamente fretta di partire, ma si fa trovare sempre con l'uomo oltre la linea di metà campo. Quando siamo praticamente al decimo minuto in questo istante, 8-5 il punteggio a favore della Junior. Amsic, Ciutura, Fantinato per Di Giulio, in bocca a Vito Fovio che resta fermo, alza le braccia e mura di fatto la conclusione dell'ala destra brissinese. Nulla da fare per lui, è ancora Junior che può attaccare. Con Jørtembo. Jørstam che brucia la difesa del Bressanone con la conclusione repentina, torna dall'esclusione temporanea anche Angiolini. 9-5, poi invasione segnalata a Henry Tiballi, in azione la Junior che dopo 11 minuti conduce per 9-5 e può attaccare per il più 5. Movimenti in panca Bressanone. Vediamo se ha intenzione di fare già qualche cambio. Shootera, collaborazione con Neuner. Angiolini, Jørstam. Angiolini. Fa tutto l'arco e anche lui grande rete. Angiolini, protagonista assoluto a Conversano con 10 marcature. E c'è il time out chiamato dal Bressanone a dimostrazione di un inizio fulminante della Junior Fasano. 10-5 il parziale. Un attimo di pausa per noi. Si è concluso il primo time out dell'incontro chiamato da Davor Shutura. 10-5 il parziale. Tanto ci ha raggiunto in postazione di commento Giuseppe Galeota, tra le varie cose anche assessore allo sport del comune di Fasano, nonché ex atleta della Junior. Un ottimo inizio di gara, Giuseppe. Sì, buonasera a tutti. Un avvio aggressivo, soprattutto in difesa. Chiaramente stiamo facendo valere un po' quelle che sono le principali qualità di questa squadra, quindi difesa molto aggressiva e ripartenze rapide. Detto bene, Giuseppe. E ora attacca il Bressanone che rincorre di 5 lunghezze. I balli scarica a Di Giulio. C'era anche un'infrazione di passi abbastanza evidente. Fatica a trovare Varchi, una difesa eccellente da parte della Junior. Si alza anche il braccio del passivo e sbaglia il Bressanone. Chiaro risultato di una intensità difensiva magistrale della formazione allenata da Francesco Ancora, a quasi scroscianti della palestra Zizzi, che sta sempre stretta al pubblico della Junior, che però speriamo a brevissimo potrà
usufruire di una nuova casa. Jørstam, Angiolini. Jørstam, Angiolini, scambiano ancora i due. Incrocia Franceschetti uscendo dai 6 metri. Notarangelo, il solito passo. Poi grandissima rete di Jørstam, che col polso trova un varco veramente assolutamente bellissimo. 11-5 il parziale. Bellissima la rete di Jørstam, Giuseppe, veramente un atleta che ci regala tante emozioni. Sì, Jørstam chiaramente fa valere tutto il suo tasso tecnico, qualitativo, ma la cosa che chiaramente impressiona più delle altre è la tranquillità, la naturalezza con cui tira fuori queste giocate. E adesso c'è il gol del Bressanone, sesta rete, sì, per la rete di da Piran, gli altoatesini. L'ultimo arrivato, Franceschetti, che subito reagisce e riporta la Junior a più 6. Sciutura Endrit Iba, anzi Ardian Iballi. Ora Franceschetti lo contrasta, Sciutura si fa spazio anche forse con qualche passo in più, ma c'è l'esclusione temporanea per Bearic che lo ha spinto al tiro. La Junior, che sono due gare che ha un'esperienza negativa con i passi altrui, ovviamente in maniera simpatica ci sta, anche se in questo caso sembrava abbastanza evidente l'infrazione di passi, cioè ci stava ovviamente la sanzione, il fallo da chiamare prima, però non era assolutamente da convalidare questa rete. Manovra ora la Junior con Angiolini, Jørstam, Notarangelo, qui nuovamente uno in meno per la Junior. Franceschetti, Notarangelo, Angiolini a qualche metro davanti a sé, scarica Notarangelo che poi non riesce a servire Pugliese. C'era stato il fallo di Arcieri e anche Ardian Iballi, entrambi ammettono le proprie colpe, quindi non c'è palla recuperata per il Brixen. Può ancora manovrare la Junior, Jørstam. Pugliese esce dalla sua postazione, braccio alzato del passivo, però Pugliese, Angiolini, deve andare a concludere la Junior, Angiolini, Jørstam, toccherà forse a lui, inventa un varco per Franceschetti. 2 minuti a Ardian Iballi e anche 7 metri a favore della Junior. Decisione giusta. Sì, Jørstam ha tirato fuori dal cilindro un colpo veramente importante dal punto di vista qualitativo, un no look, come si direbbe nel gergo calcistico, e Franceschetti ne ha approfittato, e 7 metri sacrosanti. Sì, tra l'altro era anche l'ultimo passaggio utile prima del termine dei 6 canonici del passivo. A proposito della naturalezza, della tranquillità, della lucidità delle giocate di Jørstam di cui parlavamo prima. Tra i pali figura Vier, capitano del Bressanone, che ha sostituito Sampaolo, che si è riaccomodato in panca ed è sbattuto però da Jørstam. 13-7. Birer, che ora lascia il campo per far attaccare in 6 uomini la sua formazione. Sciutura, Ancic, Fantinato. Sciutura, Ancic, carica a Arcieri, morbido il suo pallonetto alle spalle di Fovio. 13-8. Movimento classico della palamano questa da parte del terzino, che finta l'ingresso e poi serve il terzino, serve l'ala, e Arcieri aveva anche spazio per entrare, poi il suo polso è di primo livello e facilmente la mette alle spalle di Fovio. Vediamo Sampaolo, mascherina è appoggiato al muro, quindi probabilmente c'è un problema, anzi è la barba, non è la mascherina.
la sua forza palla ci aveva illuso. Ora Irsa non riesce nel passaggio no look per poi da Piran si fa ipnotizzare da fuoco. Aveva sbagliato anche il controllo da Piran, ma questa è un'occasione ghiotta. Stavolta eccesso di confidenza dei propri mezzi di Alstam, per fortuna il Brix non ha approfittato, contropiede e miracolo di Fovio. D'altra parte anche Wier para il tentativo di Pugliese dall'ala, poi Pugliese ruba palla ma perde il possesso palla il Bressanone. Rimessa a favore della formazione ospite. Arcieri rimette in gioco Amsic. Basic, magari Basic, vederlo nel campionato italiano, anche se ha finito la carriera da un po', ma penso che anche ora avrebbe illuminato i palazzetti. Sciutura scambia con Amsic, che gran gol questo, batte Fovio, grande rete, parziale di 2-0 per il Bressanone. Tornano tutti nelle file ospite, 7 contro 7, quindi nuovamente Jurstam, Mutarangelo, scambiano i due, Angiolini, Jurstam, Franceschetti, serie di incroci con Mutarangelo che al limite dei passi subisce però anche oltre, subisce però il fallo. Franceschetti, Jurstam, ora difende meglio anche il Bressanone. Attacco lungo per la Junior che rischia di finire sotto l'occhio del passivo. Angiolini incrocia, cioè la deviazione di Amsic, rimessa dall'angolo per la Junior. Pugliese chiama a sé Angiolini che riceve, si alza ora il braccio del passivo. Jurstam, Angiolini, bello il passaggio anche suo per Franceschetti che però viene atterrato da Arcieri che aveva anche pizzicato l'area blu, l'area dei 6 metri del portiere del Bressanone, 7 metri a fuori da Junior. Jurstam sulla linea dei 7, 1 su 1 finora lo score. Finta poi sulla testa del portiere con Beer che l'ha toccata. Qui è stato portiere, questi sono rigori un po' scomodi, no? Sulla testa. Sì, assolutamente, sono quei tiri che il portiere non aspetta, anche perché Jansen è bravissimo a fintare e anche questa volta 2 su 2, 7 metri in questa partita per lo svedese. Attacco ragionato ora per il Bressanone che ha rallentato un po' i ritmi dopo l'avvio di gara intenso da parte di entrambe le compagini. Anche vale il muro di Franceschetti, poi rimbalza, si ferma Messina, Vito Fevo, serve Franceschetti, no, che però a memoria la dà a Fevo Messina, però si era schierato Andy Tibaldi, poi Arcieri subisce fallo da Angiolini ed è 9 metri a favore del Bressanone. Andy Tibaldi furbo nel rientrare nel cambio rapido a presentarsi davanti a Franceschetti che era andato a memoria su Feo Messina. Ripreso intanto il gioco con Ciutura che può entrare, realizza la rete numero 10 del Bressanone, resta a meno 4. Caglione invece rapidamente, Angiolini per Franceschetti che subisce il fallo di Affantinato, cioè da pulire il parquet. Fermo il cronometro, siamo 20 minuti e 17 secondi, rientra Jurstam al posto di Angiolini, anche il secondo di riposo anche per lui. Franceschetti ha accucciato un po' il colpo sul fallo precedente, è piegato sulle ginocchia, nulla ovviamente di preoccupante, resta tranquillamente in campo. Parquet asciutto che è pronto a ripartire, lo stesso Franceschetti che rimette in gioco servendo Jurstam, Matarangio, Jurstam, Jurstam che riassaggia quindi il parquet dopo il frangente iniziale. Jurstam, Franceschetti, nel tempo Jurstam alla Fremo Messina che con un braccio in faccia subisce il fallo, va comunque al tiro.
9 metri fuori da Union, ci sarà forse da asciugare nuovamente il parquet. Gli scambiano un segno di comprensione di Giulio e Flavio Messina, proprio per il contatto venuto in precedenza. Nulla di eclatante, la pallamano, ricordiamo, è uno sport fisico e prevede questo tipo di contatti. Franceschetti, nuovamente lui sul punto di ripresa del gioco. Yurtam scambia con Yurtembo, Notarangelo. Yurtam, Notarangelo, Yurtam piega le mani di Wierer, è 15-10 a favore della Junior. Inizio fulmineo di gara di Yurtam, poi bravo anche Amzic a scavalcare Pugliese, andare subito a siglare, anzi si trattava di Arden Ibaldi, a siglare il nuovo meno 4. Angiolini scavalca il primo, poi viene fermato da Henrik Ibaldi. Ottimo il primo movimento di Angiolini, poi trova il muro dell'atleta italo-kosovaro Ibaldi. Yurtam, Notarangelo, cambiano i due, poi Angiolini con Messina, cerca un varco ma viene ostacolato dall'intensa difesa di Amzic. Notarangelo, poi Angiolini che è costretto a due fallo, poi da Piran solo contro Fovio, e ora protesta per un paio di contatti la Junior, e c'è il time out chiamato anche da Francesco Ancona. Piccola pausa per noi. Fase positiva per il Bressanone, che ha approfittato di un paio di passaggi difensivi a vuoto della Junior, che aveva difeso in maniera spettacolare nei primi 20 minuti, e anche qualche errore in avanti, no? Al di là della bravura del Bressanone del difendere. Sì, probabilmente dopo il primo quarto d'ora giocato a mille dalla Junior, c'è stata questa fase negli ultimi minuti un po' di stanca, qualche errore di troppo in attacco, e il Bressanone non si è fatto trovare impreparato e ha accorciato le distanze in contropiede. Riparte a correre il cronometro con la Junior, che è stata catechizzata da coach Ancona. Siamo esperti che è ancora dolorante per il colpo subito in difesa nell'uno contro uno con Sciutura di inizio gara. Ha iniziato bene esperti con un paio di reti, poi quindi fuori dai giochi. Yurtembo, Notarangelo, Yurtam, Yurtembo, Yurtam, Notarangelo. Difesa ora ottima del Bressanone, non trova varchi la Junior. Yurtam sotto fallo, chiede scusa all'arbitro, molto sportivo il gesto da parte del direttore di gara, che ammette l'errore umano. Aveva vanificato una bella azione di Yurtam, meglio un passaggio eccezionale di Yurtam per Franceschetti. Ovviamente accetta le scuse l'atleta svedese. Resta il passivo, la Junior deve andare prontamente al tiro. Chiede distanza a Franceschetti. Yurtam per forza di cose la situazione. Sì. Bressanone può andare per due. Però Angiolini aveva rubato Angiolini. Palla. Bravo Angiolini, sfortunato nel non preservare il possesso riguadagnato, ma comunque apprezzato il gesto da coach Ancona.
mentre fa il suo ingresso sul parquet anche Maximilian Brugger, numero 13, pivot del Brixen. Aria di balli, qualche passo di troppo, poi grande parata di Fovio, ipnotizzato da Fovio che fa un passo in più in avanti e chiude lo specchio. Angiolini, finta e poi forse sotto fallo, non riesce a trovare la precisione nel servizio all'ala. D'altra parte anzi c'ha spazio tra le gambe di Fovio, il 15-13, New York ha condotto anche di 6 lunghezze, ora si trova a più 2. Momento complicato per la Juno, ottimo per la formazione ospite. Ora forse anche Pugliese ha sbagliato, no, nell'andare a chiudere l'ala e lascia tutto lo spazio al terzino. Sì, ha chiuso probabilmente troppo sull'ala, a quel punto Amzic ha avuto davanti a sé un'autostrada e non ha sbagliato. Meno 2 per il Bressanone. Va quindi a rifiatare in panca, ora nota Arangelo, Pugliese che va in posizione di terzino, Sperti torna sul campo, sul parquet. Angiolini, Jürstam, Pugliese, forza inopinatamente, forse la confusione, poi sbaglia anche Wieler. Pugliese, Angiolini che si ostacola ma sono efficaci nel recuperare il possesso palla. Ragazzo per asciugare il parquet, ma sul fronte opposto dell'attacco della Junior, che quindi gioca con Pugliese, finta di gambe, poi Jortembo che è ostacolato da Ardian Iballi, tira oltre la traversa, un tiro ovviamente condizionato dal colpo al polso ravvisato dai due arbitri, Dionisi Maccarone. Pugliese, Jürstam, Pugliese ha un po' di spazio davanti a sé, serve bene Franceschetti, si sblocca la Juno dopo un impasse di qualche minuto. 16-13, ora i balli, sbaglia tutto Franceschetti, rallenta il gioco vanificando anche una ripartenza veloce, ma in questo momento forse è più intelligente far così. Pugliese, Jortembo, Jürstam, Pugliese che vuole mettersi in luce come terzino, vediamo che è infuocato nel cercare Varchi, ma molto intelligente il servizio a Franceschetti nell'azione precedente. Jürstam, ancora Pugliese, prova a scavalcare i balli, poi serve bene Sperti ed è 17-13, due ottime giocate di Davide Pugliese. Sì, sì Antonio, prima il passaggio per Franceschetti, poi il break ora mancato dal Bressanone, ancora l'assist poi per Sperti. Ora adesso c'è un fallo di Giulio al volto di Francesca, che ovviamente involontario, di Giulio dice proprio di non averlo toccato, in caso il gioco è fermo, mentre prima abbiamo visto l'invasione di Hendrit Iballi che andava a tirare facilmente. Esce Franceschetti, entrerà forse Grassi sul parquet per questo finale di secondo tempo. 27 minuti 10 secondi sul cronometro, New York tornata a più 4 che può attaccare per il vantaggio del più 5. Pugliese, Jürstam, Grassi, Angiolini ha un po' di spazio nonostante il fallo, realizza 18-13, c'è anche l'esclusione temporanea per Ambici, massimo ottenibile, il massimo ottenibile da questa azione per Angiolini, ha resistito al fallo, ha segnato e due minuti a carico del Bressanone in questa fase finale di primo tempo, vento a favore della Junior. Sì, era importante tornare con un buon margine all'intervallo, ovviamente mancano ancora 2 minuti e mezzo che sono una quasi eternità nella pallamano, però comunque è un buon viatico questo più 5 a 2 dal termine. Ciutura, Ardian Iballi, vediamo Brugger sempre lì in posizione di pivot. Ciutura, Iballi prova a cercare un barco, Bearic
lo sposta e sposta anche Pugliese, facendogli capire qual è il posizionamento corretto. Allora, gli dà la mano proprio a tenerlo in posizione, veramente un maestro della difesa. Beh, Arevic, Pugliese prova la conclusione, bravissimo Fantinato, però forse nell'aria, attenzione, attenzione, ci potrebbe essere 7 metri e 2 minuti, forse il rosso, non ricordiamo a memoria il regolamento, ti consulto i due, potrebbe esserci il rosso per Fantinato che in maniera antisportiva ha negato in questa maniera la rete. No, solo 2 minuti, mi sembra anche più corretto. Così, è stata una posizione eccessiva il rosso per questa situazione, anche perché oggettivamente era stato bravo Fantinato, e forse corretto anche perché non c'era sembrato invasione, avranno visto meglio di noi i due arbitri. Certo, quel che conta sono i 7 metri adesso, 7 metri fuori della Junior, con Pugliese che era stato bravissimo a intercettare. Poi c'è il giallo anche per Neuner che protesta contro la decisione. Del direttore di gara, comunque qualche conto, 18-13, 7 metri da fuori la Union, con Jorstam che va contro Wierer, tira sul fischio e torna più sera Union, 19-13. È una sentenza dai 7 metri Jorstam. Una sentenza, sì, ha un polso veramente che cambia completamente l'immaginario del portiere nel giro di frazioni infinitesimali di secondo. Ora da Piran i balli, Sciutura, riceve Sciutura che prova da Sanzolo, 19-14. Poi vediamo Pugliese, viene strappata la palla da Amsic. Adesso, della frenesia, non capiamo il motivo perché alla fine. Bisogna organizzare al meglio l'ultimo attacco probabilmente di questa prima frazione. Pugliese ha un po' di spazio davanti a sé, però preferisce servire Flavio Messina che è puntuale nel farsi trovare, prolifico anche lui. 20-14, 30 secondi al termine, anche meno ovviamente di questa ripresa, di questo ovviamente il primo tempo. Cercherà un varco, 6 secondi in questo istante, i balli, Ciutura deve tirare, si dimentica di tirare, fischio. Abbastanza anomala questa distrazione del bersaglio che non ha neanche provato forse, sì, la conclusione. Probabilmente non si era resi conto che i secondi a disposizione stavano per terminare e quindi poi una volta suonata la sirena non hanno più potuto concludere l'attacco. Quindi primo tempo che si conclude sul più 6 Junior, che è tornata al proprio massimo vantaggio. Ottimo primo tempo, buona difesa alla Junior con una fase centrale anche favorevole a Bressane, che però non è riuscita a rientrare completamente in scena la Junior, non andare oltre il meno 2. Quindi assolutamente buon primo tempo, 20-14 il parziale. Ci sentiamo per il racconto della ripresa con Giuseppe Galeota, grazie. Ti posso No, l'hai tu, parla tu, io non ce la faccio.
Pronto per la ripresa delle ostilità qui dalla palestra Zizzi di Fasano. Si ripartirà dal 20-14 del primo tempo a favore della Junior, con il primo possesso palla che sarà del Bressanone. Andiamo a vedere anche i parziali questa giornata numero 13, che vedeva in campo Bolzano con Versano, Siracusa Carpi, Appiano Rubiera, Merano Sassari, Junior Bressanone davanti ai nostri occhi, Bressano Trieste, riposa il Cassano Magnago. Con Leppan che vince al momento 21-16 su Rubiera, il Sassari vince a Merano per 16-14. 29 pari il finale tra Bolzano e Conversano, quindi Fasano che si avvicina alla matematica conquista
del primo posto al termine di giornata andata. Vittoria in esterna del Carpi a Siracusa per 22-20, con la classifica che alla vigilia di questo incontro vedeva la Junior in testa a 19 punti. Seguivano il trio di composto da Conversano, Sassari e Pressano a 17, Bressanone 15, Merano 12, Bolzano 11, Trieste 10, Appiano e Cassano Amalgamato 9, Cassano con la partita in più, Carpi 4, Siracusa e Rubiera 2 punti. Questo alla vigilia di questo incontro. Poi ricordiamo, si ripartirà il 20 gennaio con la prima d'andata di ritorno. Junior che sarà impegnato in casa contro il Rubiera. Attenzione, i castagni terra stima. Tutto pronto quindi qui con il Bressanone che gestirà, come detto, il primo possesso della ripresa. Ci ha raggiunto anche qui in postazione il sindaco Francesco Zaccaria, che salutiamo. Poi faremo intervenire anche lui in questa diretta natalizia. Via alle ostilità. Il Bressanone che attacca con Di Giulio, Ardi, Annibali, Sciutura, Amzic, Arcieri, e abbiamo rivisto in posizione di pivot Brugger. Tra i pali non c'è nessuno perché ha terminato con nomi in meno, ricordiamo il Bressanone, la prima frazione. Ora i balli, Sciutura, ancora i balli, anche solo a Beari ci riesce in qualche maniera Brugger a agganciare la sfera. Qui c'è il fallo però subito. Ora tornano tutti nella formazione ospiti, quindi anche Vierer tra i pali, uno che difende con Sperti, Notarangelo, Franceschetti, Beari, Ciangolini, Messina e ovviamente Vito Piero tra i pali. Ancora buona difesa da parte della Junior. Brugger, i balli, punta Angiolini, lo fermano in simbiosi. Bravo Messina e Angiolini, braccio alzato del passivo, si alza Amsic, non vede praticamente la palla partire. Vito Fovio che di carambola quasi tra i piedi. Resta più 5 la Junior, almeno torna a meno 5 il Bressanone. Un inizio faticoso da parte del Bressanone che ha faticato a trovare la via del tiro. Sì, Antonio, ha faticato a trovare la via del tiro, ci ha provato poi dalla linea di 9 metri Amsic, come dicevi tu, probabilmente Fobio era coperto dal muro difensivo e non ha potuto far nulla sul tiro del numero 39. Torna in attacco quindi la Junior per la prima volta nella ripresa con Angiolini che incrocia Vierer e il palo, gli negano il gol. Poi da Pirani riesce ad agganciare la sfera, servita a Ruggeri che riesce in tuffo a battere Vito Fobio. Un asse molto interessante quello da Pirani, Arcieri sul fronte sinistro dell'attacco. Ora rischia qualcosina, i balli, solo fallo. Notarangelo, Jörstam, torna ancora da Notarangelo, l'atleta svedese. Siamo Messina, Notarangelo, Jörstam, Notarangelo, cadono un po' tutti per terra. Poi Notarangelo riesce a segnare, poi chiede scusa a Bier per aver tirato a gioco ampiamente fermo, anche rischiando di far male al portiere che ovviamente non era più in tensione. 2:45 del primo tempo, del secondo tempo. Jörstam posto il volto e questa volta rischia molto, i balli per un'azione molto meno evidente. Ci fu il rosso a Beharic, a Conversano, quella volta era andato al muro, Beharic aveva colpito al volto l'atleta svedese Nelson nelle file del Cosa. Sì, ci sarà il rosso, vediamo, mano al cartellino per Dionisi e Maccarone. Non ci è sembrato ovviamente, sì, cattivo il contatto, però il regolamento è chiaro. Cartellino rosso, colpo in faccia.
infatti non ci sono neanche proteste da parte dell'atleta ospite, anche blu ovviamente che seguirà il rapporto, ma vediamo dall'accettazione sportiva della sanzione, immaginiamo, anche perché come detto non era un fallo cattivo ma un colpo al volo. Fallo involontario, però chiaramente il regolamento parla chiaro, uniformità di valutazione da parte degli arbitri di questa partita, così come rispetto allo stesso intervento del derby di sabato scorso a Conversano di Bearevic ai danni di Nelson. Sì, in quel caso fu ancora meno evidente perché è andato al muro. Sì, di fatto. Atleta fasanese. Però Jerstam è prontamente tornato in postazione. Perlomeno Nelson restò fermo ai box. Che minuto questa volta. Non c'è stato lo stesso da parte di Jerstam che si è rialzato subito. Perché quindi ha subito un break di due reti a inizio ripresa. 20-16 il parziale, ora può attaccare con un uomo in più. Angiolini, Jerstam ancora, Angiolini che viene placcato praticamente in aria. Potevano forse starci 7 metri qui, sì. Antonio. Poi però perde malamente palla la Juve in maniera veramente, qui c'è il fallo di Arcieri, bravissimo nota Arangelo a posizionarsi e a chiudere la strada ad Arcieri. Da atleta esperto questo posizionamento di nota Arangelo. Sì, Arcieri chiaramente con le sue doti atletiche di corsa era partito rapidamente in contropiede, nota Arangelo ha fatto valere l'esperienza, sfondo giusto. Tanto piede clamoroso, non visto. E può andare facilmente a tiro Arian Ibai. Cioè meglio, non credo, viene ravvisato quasi un volontario passaggio sul piede. Decisione veramente abbastanza assai discutibile questa degli arbitri. Non sappiamo, probabilmente anche giusta. Vediamo Franceschetti che realizza la rete numero 1 della ripresa della Junior, 21esima complessiva, 21-17. Che probabilmente a termini di regolamento ci può stare, magari siamo noi che non conosciamo i termini corretti, ma è la prima volta indubbiamente che vediamo non ravvisare per un tiro volontario sui piedi. Hanno detto questo, avranno avuto ben ragione i due arbitri. Arian Iballi, Amsic, Iballi. Oronzo, esiste questa cosa? Esiste? No, non è. Allora, se tu dici che l'hai buttato a posto, fermi. Quindi abbiamo avuto un chiarimento in diretta se gli arbitri avevano ravvisato come volontario il passaggio sui piedi dell'avversario. C'era il cambio di possesso palla e i due minuti di esclusione temporanea per Jerstam, quindi è stata una via di mezzo. Ora ci sono i due minuti di esclusione per nota Arangelo per aver colpito Arden Iballi. Volevano il rosso anche i giocatori brissinesi, ma questo è stato veramente completamente diverso. C'era il giallo anche per Angelo Di Carlo che invece sosteneva un tuffo da parte di Iballi. Fase un po' confusionaria, anche nervosa dell'incontro. Ma qualche conta che si riparte praticamente in parità numerica. Anzi no, sono tornati tutti dalle file del Bersaglio, quindi superiorità numerica per il Brix, il Falegno che non ha sfruttato bene i momenti, i due minuti in superiorità. Riparte il gioco ora, 5 minuti in questo istante del secondo tempo. Sutura, Amsic che schiaccia, supera Fovio che diciamo, per la seconda volta viene beffato da un tiro non irresistibile a livello di forza, ma comunque velenoso come traiettore. Sì, Amsic sicuramente tra i più in palla dei suoi, già la seconda segnatura in questa seconda frazione di gioco. Attacca ora Junior con Pugliese che è tornato in posizione di terzino destro al posto di Tarangelo che è in panca puniti. Jerstam, Angelini incrocia Flavio Messina, Pugliese, poi Francia lascia il posto per Fovio che recupera la sua posizione. Angiolini trova il muro di Amsic, poi questo Angiolini che prova a rallentare la ripartenza del Bressanone. Comunque Junior è un po' in difficoltà sul fronte offensivo in avvio di questa ripresa.
i balli. Brugger riprende il suo posto, cambiando con Dapiran. Amsic sciutura, Ardi Anibali, ancora sciutura, che aveva qualche passo, poi a terra Sperti, ma Fobio nega la rete ad Amsic, era praticamente a terra Fobio, ma è riuscito a deviare in maniera provvidenziale all'esterno della sua porta la conclusione dell'atleta brissinese Arnad Amsic. Ricordiamo, tra le file degli altoatesini il più prolifico è Stefano Arcieri con 62 reti alla vigilia di questo incontro, 65 le marcature di Jurstam, miglior realizzatore della Junior, seguito da Angiolini che con le 10 reti di Conversano, vediamo proprio lui in azione in questo momento, è arrivato a 55, conduce questa classifica Federico Mazza del Castelmagnago con 83 reti. Mazza che però oggi è fermo ai box perché riposa il suo Cassano, riprende il gioco dopo un'interruzione. Jurstam, Angiolini, Jurstam fatica ancora un po' la Junior, poi è Pugliese che malamente va oltre la traversa e può andare ancora a attaccare per il meno 2 il Bressano. Vediamo, la partita dal meno 6 di Giulio non è fermato, forse anche difesa in aria questa volta di Francesca, che ha rischiato di far a seno 7 metri ai propri avversari. Da Piran, che ora è lui come pivot, ora cambia con Brugger, o meglio cambia con Schutter, Brugger che va in posizione di pivot. Schutter, non è facile ovviamente per lui dirigere la squadra contemporaneamente dal campo e dalla panca, nonostante l'aiuto di Rudolf Neuer, anche se Schutter, ricordiamo, atleta di primissimo livello, passaporto croato e spagnolo. I balli, non riesce a scegliere la palla, trazione di passi, ma anche fallo commesso da Primo Messina. I balli la rimette lui in gioco non trovando compagni. Ora Sciutura chiama Amsic, finta di corpo, si alza il braccio del passivo, serve Di Giulio, Di Giulio che commette passi, non viene vista, poi c'è il muro, la deviazione, muro di Angiolini, non riesce poi a deviare e a quindi a riguadagnare il possesso palla, ma anche qui c'era sembrato abbastanza evidente il passo, tanto forse una lieve distorsione per Angiolini che zoppica. Palla ottima per Brugger, 7 metri con il fallo di Pugliese. Potevano esserci anche qui i 2 minuti di esclusione temporanea. Forse il primo 7 metri dell'incontro fuori del Bressanone, che andrà con Sciutura a cercare la trasformazione. Continua a correre il cronometro. 21-18 nel punteggio. Sciutura contro Fobio, finta di Sciutura, seconda finta, rischia quasi di arrivare al limite dei secondi concessi, però alla fine efficace per realizzare il meno 2. 21-19 dopo 9 primi della ripresa. Rientrato a Notarangelo sul parquet, 7 contro 7, quindi la palestra Zizzi. Nuovamente buon momento per il Bressanone. Sì, il Bressanone sta approfittando di qualche imprecisione in attacco della Juno che non riesce a concretizzare, anche per merito chiaramente la difesa del Bressanone, che è molto più aggressiva rispetto a quella vista nel primo tempo. Ora Notarangelo prova col mancino un tiro, lui che è destro di mano, ma sotto fallo ovviamente, c'è la ripresa del gioco ora. Jurtembo, Notarangelo, Jurstam prova il servizio a Franceschetti anticipato da Amsic, eccesso di sicurezza quello di Alstam, contropiede Di Giulio, fa tutto da solo, tira sul primo palo, niente spazio per Jurstam, serve Notarangelo che ha un po' di forza davanti a sé, poi però inchioda, serve Jurstam, Jurtembo, Jurstam, frenesia da parte del Trebretto con Sperti che reclama un passaggio non arrivato, aveva un po' di metri davanti a sé per andare al tiro. Junior che non sta giocando molto con le ali quest'oggi, cosa che invece era accaduta brillantemente a Conversano nonostante il risultato finale, soprattutto sul fronte Flavio Messina. Poi Jurstam si mette e qui in Jurstam va subito a perdonare rispetto all'errore precedente. Dobbiamo sottolineare che è solo la seconda rete in 10 minuti per la Junior, quasi in 11. Poi recupera palla, ora Notarangelo facendo un passaggio, finta, poi la schiaccia troppo, vanificando il contropiede, anche se
Ciutu la protestava per un fallo non concesso sull'area di Balli. Si continua a giocare col Bressano in attacco. I Balli, ricordiamo Argan, l'unico i Balli rimasto sul parquet, Hendrik squalificato in precedenza. Ora esca Franceschetti, 2 minuti. Con un colpo al volto, c'è un eccesso di interventi a ravvisare questi colpi al volto. Con le scuse temporanee, però ricordiamo che se si abbassa il volto ovviamente si induce sempre alle scuse temporanee. Forse vogliono vendicare il rosso subito combinato a Henry Tibali. Una situazione però in ritiro molto più vistosa in quel caso. Quindi superiorità numerica del Bressanone che attacca per il meno 3, shooter in venta per Brugger, ci potrà stare il 7 metri, molto spinto Brugger, però non lamenta con solo un contatto, quindi probabilmente aveva perso lui il contatto con il suolo, trovando la reazione di Foglia. Jerstam rallenta ovviamente il ritmo dei suoi in infredda numerica. Esperti Jerstam, 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 Jortembo, che potrebbe anche tirare, però preferisce passare al suo connazionale Jortembo, poi Franceschetti, che non aveva visto Sperti tornare in corsa, in panca, per far tornare Foglio tra i pali. Sì, sì. Il gioco a memoria va benissimo quando si è tutti, quando manca qualcuno si rischiano queste figure, Giuseppe. Sì, un attacco un po' azione, come dicevi tu, probabilmente provate e riprovate in allenamento, non è andata bene. Adesso vediamo Arcieri dall'ala. Porta il Bressanone sul meno 2, si rifà sotto, la partita è quanto mai in equilibrio quando siamo arrivati quasi al minuto 13 della ripresa. Dapiran chiama il sostegno dalla sua panchina. Jortembo, Jerstam, Jortembo, Grassi che prova a farsi vedere, tattonata più riprese, poi Jortembo riceve anche lui un fallo da Fantinato. Jerstam, Notarangelo, che ora deve ricordare che non c'è nessuno sul suo fronte di attacco. Poi c'è il fallo commesso da Flavio Messina, non abbiamo capito, forse un'infrazione di passi, ma francamente non si è capito. Okay, sì, ha fatto vedere un po' cosa ha fatto. Quindi i passi di Jortembo, non di Flavio Messina ovviamente, che non aveva subito, non aveva ricevuto la palla. Fantinato, i Balli, va vicino, può andare per il meno uno, il Bressanone non è mai stato neanche inizio gara, il meno uno praticamente, solo sull'1-0 Junior. Poi Arcieri, è lui che realizza la 20esima rete. Il Bressanone che quindi si rimette a contatto dopo praticamente tre quarti di gara della Junior, che ovviamente, come ben detto tu prima, sta peccando in avanti, parziale di 7-2 nella ripresa a favore degli ospiti. Ora ovviamente sono incoraggiati da questo momento positivo. Jerstam che serve Sperti, tornano tutti a Junior, poi forse c'è il fallo in attacco, ma viene fischiato il fallo a favore di Sperti. Dapiran che si era posizionato proprio a ricevere lo sfondo, non ravveduto dai due arbitri. Ancora Sperti, va come secondo pivot, esce però Franceschetti, che rientra ora sui 6 metri. Jortembo scarica a Flavio Messina, che non ha molto angolo, o meglio non ha i passi giusti per andare a coordinarsi al meglio. Bravo comunque. Sì Antonio, giro di palla non molto veloce questo della Junior, passaggi un po' forzati, l'ultima palla a Messina, come dicevi tu, angolo stretto, e il portiere Wierer ha avuto la meglio.
infatti diciamo lo scalare va fatto in maniera rapida per essere efficace, altrimenti poi si riducono gli angoli, si coprono gli spazi della difesa. Cantinato, i balli, Amsic, anzi Arcieri, che ancora Croazia centra in pieno vol, in pieno piena coscia Fovio, quindi la Junior resta in vantaggio evitando di subire il gol del pari. Quindi Jörstam, Otarangio che può arrivare a tiro, 7 metri e per Ardian Iballi e anche, cioè meglio 7 metri per la Junior e esclusione temporanea per Ardian Iballi, con Jörstam 3 su 3 nel primo tempo che va dai 7 metri a cercare il più 2. Ricordiamo che i due allenatori hanno entrambi due time out a disposizione ancora. Jörstam contro San Paolo che è tornato nella sua posizione naturale. Prima finta di Jörstam è rete dell'atleta scandinavo e continua a realizzare. Lo dicevamo nel primo tempo, Antonio, Jörstam dei 7 metri è una sentenza, 4 su 4 credo oggi per lui. Sì, esatto, c'è anche Mitzerudzer in campo. Tre batti beccano le due panche. Ciutura, Arcieri salta quasi a toccare il soffitto, secondo me poi mismo. E perde però il contatto col pallone, mentre Esperti continua a lamentare la non ricezione della palla. Franceschetti che non serve per la Messina. C'è un po' di nervosismo ovviamente giustificato dal momento cardine della sì, gara. Difatti mister Ancona dalla panchina predica calma, adesso questo attacco è molto importante, ci vuole lucidità e freddezza. Vediamo Angiolini, penetrazione, rete, più 3 Junior. Poi Wierer che gli va addosso, Angiolini lo butta per terra. Potevano esserci i due minuti per entrambi, però questa volta chiudono un occhio. Hanno rischiato qualcosa tutti e due. Però qualche conta che la Juve è tornata a più 3. Questo periodo di transizione, un po' di confusione da parte di tutti gli interpreti. Ed è il time out chiamato da Neuer. 17 minuti e 47 secondi della ripresa. Breve break anche per noi. Torniamo in diretta qui dalla palestra Zizzi, 24-21, possesso palla a Bressanone con Neuner e Ciutura che hanno chiamato un time out. Il Bressanone che abbiamo visto alla vigilia inseguire la Junior di 4 lunghezze, 15 punti, con una differenza di reti pressoché analoga con la formazione bianca-azzurra. Bressanone che però è stata sconfitta a Trieste per 35-26, a Sassari 25-24, oltre il pari già citato contro il Merano, anche 30-25 la sconfitta col Pressano, mentre ripartito il cronometro 24-21 il punteggio. Vediamo proprio
Nitteruzzer che prova a gestire la sfera. Pantinato, braccio alzato del passivo, rientrano anche tutti. E Sciutola che da 10 metri beffa Fovio. Sciutola fa valere tutta la sua esperienza in questa azione. Si alza dai 9-10 metri e non lascia scampo a Fovio per il meno 2 degli altoatesini. Vediamo Sciutola che ha anche vinto il titolo di miglior realizzatore del campionato spagnolo, quando il campionato spagnolo era praticamente il migliore del mondo, la Asobal. Resta tutt'oggi un campionato di primissimo livello, ma all'epoca era veramente una gioia vedere ogni gara di quel campionato. Ora nota Rangel, spende uno spazio, centro in piedi il palo, poi palla contesa ed è possesso palla Junior con Dapiran che blocca la palla a terra, quindi c'è l'infrazione. Sfortunato Notarangelo nell'azione precedente, palo pieno a portiere battuto. Adesso la Junior comunque è ancora in azione d'attacco con Jalstam. Notarangelo, ancora lo svedese Notarangelo, Sperti, Jalstam, Franceschetti, giro palla Junior, Angiolini, cambio direzione, palla fuori, tutto sì. Bene per Angiolini, palo esterno e conclusione sull'esterno della rete. Sì, forse l'ha toccata anche Neuner, che vediamo essere, riceve i complimenti della sua panca, quindi assolutamente ancora ampiamente meglio in partita il Brixen, che ha un organico veramente di primissimo livello, probabilmente insieme al Sassari il budget più cospicuo del campionato. Una buona questa giocata con la rete del pivot Brugger ed è 24-23, quindi nuovamente a contatto le due squadre. Sciutura che lamenta probabilmente un ostacolo di Sperti al cambio. Anche Neuner ha qualcosa da dire a Carlo Sperti, ed è il time out però chiamato da Francesca Ancona a calmare le acque, mentre Gigi Darui ha detto della compagine altoatesina, che fa notare ancora una volta il comportamento non regolamentare presunto di Carlo Sperti, ma si calmano le acque. 24-23 il punteggio. Per ripartire la gara, meno di 10 minuti al termine, possesso palla Junior che conduce in una lunghezza. Ora Mitteruzzer che tiene alto Jörstam, Angiolini può entrare servendo Romessina, poi la scarica per Notarangelo, rimessa laterale data a favore del Bressanone. Notarangelo che forse l'ha subito fallo, era stato spinto fuori dal campo dall'atleta ospite. Bressanone che può nuovamente andare per il pari. Acque agitate qui in casa Junior in questo momento per questa scelta arbitrale, però tutto ovviamente deve tornare prontamente alla Sciutura. Forse infrazione di passo, riesce a guadagnare la palla, poi Ardeni Balli subisce fallo, Brugger la recupera, la rimette in gioco, ancora Ardeni Balli, fermato da Beharic, servito Pantinato, si alza il braccio del passivo, i Balli, Sciutura, Franceschetti lo ferma, ma ancora possesso palla
per Bressano Nekomcic che finisce a terra, accentuando notevolmente il contatto, indispettendo un po' tutti. Ed è uscito, dato probabilmente potrà andare a tiro, cerca un arcobaleno al centro, palla persa per il Bressanone, che ancora una volta non riesce, avendo l'opportunità, di impattare. Minuto 22, qui nella palestra Zizi, Jörstam, nota Arangelo, cambia fronte di attacco servendo Angiolini. Angiolini, Jörstam, Teo Messina, si alza l'urlo della palestra Zizi a sostegno della Junior, compreso momento complicato, poi questa volta sì, dato il fallo di piede di Amsic sul tentato passaggio di Jörstam, che chiede ora a distanza. Jörstam che prova a forzare la conclusione centrando in pieno Mierer. Non abbiamo compreso il motivo di questa conclusione affrettata, non era sotto passivo, forse ha visto un varco. Ora nuovamente occasione per pareggiare per il Bressanone, e compie 50 anni di attività la formazione altoatesina. Fantinato, i balli, Sciutura, Fantinato, i balli, ancora Sciutura, cavalca la lancia, serve la Piran, ma Vito Fovio gli dice no. Grande intervento di Fovio dall'ala su Dapiran, in questo lo momento conosce bene, insomma ha stoppato il tentativo del neoacquisto della formazione altoatesina. Sì, è mancata la sfida quest'oggi tra Fovio e San Paolo, due leggende della palamano italiana da 15 anni sul proscenio da grandi protagonisti. Ora Berti viene a prendersi la palla in una zona non sua, poi viene buttato a terra da Fantinato, schiaccia la mano a destra, viene fermato il cronometro. Franceschetti che è pronto a riprendere il gioco. Giulio che attaccherà per tornare sul più 2. Jörstam sbaglia il passaggio a Franceschetti, ancora un errore in attacco, vediamo il contropiede del Bressanone. I balli, va da solo, forse passi la rete, passi abbastanza, forse evidente. Passi la rete del Bressanone che impatta al minuto 24 della seconda frazione, saranno 6 minuti di fuoco. Antonio, sì, 24 pari al 24esimo. Jörstam che per due volte, no, ha cercato questo passaggio forzato, poi Esperti che a sua volta forza la conclusione. Ora sta mancando un po' il gioco di squadra, un po' di lucidità anche nelle giocate. Sì, Angiolini viene buttato a terra, ci sono due minuti per Amsic che però protesta in maniera vistosissima, viene accompagnato fuori da Fantinato, rischia, no, per evitarli. Amsic rischia, sì, rischia con le proteste Amsic per evitare le sanzioni con peggiori. Junior che comunque mentalmente ha dato tantissimo in questa stagione, anche con una coperta corta a volte, gli interpreti, tanti giovani, ci sta agli ultimi 5 minuti del 2022 a accusare un po' di mancanza di lucidità. Bressanone che invece ne approfitta, eccolo, eccolo, ora Jörstam torna a segnare per la Juve. Fantinato, Di Giulio, i balli, Fantinato, Sciutura ordina l'inversione dei due direttamente in campo. I balli, Fantinato, ancora Sciutura, i balli, Fantinato, non trova varchi ora il Bressanone. I balli, Sciutura con un colpo pallavolistico d'Arcieri,
Bravissimo, questa è l'esperienza di Schutaker. Per non perdere il tempo di gioco, non la blocca e la passa, ma la passa al volo. Con la coda dell'occhio ha visto l'inserimento di Arcieri, che chiaramente con lo spazio a disposizione è entrato praticamente quasi da terzino, non lascia lo spazio a Foglio. Adesso Angiolini per Messina dall'ala, parata di Bider, ha provato il colpo sopra la testa del portiere. Adesso si chiariscono probabilmente i due. Parità, attacco Brixen. Ora Brixen può attaccare anche per il primo vantaggio ospite dell'incontro. Momento complicato per il Fasano che prosegue. Sole 5 reti realizzate nella ripresa. Ora passo. Infrazione di passi giusta, e adesso si ribalta l'azione, la palla del più uno è nelle mani della Junior. Vediamo Angiolini, Yalstam, Notarangelo prova ad accelerare, Sperti dall'ala, fallo, 7 metri per la Junior. Arcieri ammette di aver commesso fallo, calmando anche quindi le proteste già pronte della panca ospite. Fermato il cronometro allo scoccare del 27esimo istante, minuto della ripresa, quindi 3 al termine. Parla ovviamente saldamente nelle mani di Yalstam. Praticamente al minuto 27 è necessaria tutto il suo aplomb, la sua freddezza scandinava per portare la Junior sul più uno. Jörnstam è pronto, rimesso, rimane lucidissimo, è pronto a realizzare il gol numero 26 della Junior. Aspettare il fischio arbitrale per ripartire. Fantinato i balli, Sciutura che spiega quello che c'è da fare a tutti i suoi uomini. Uno schema che viene poi comunicato agli altri componenti della squadra anche dai balli. Sciutura i balli, prova a servire, non ci riesce. Fantinato, Fovio col piede nel momento forse più caldo del match, la calma, la tecnica, la leadership del campione Vito Fovio, del giovane Vito Fovio, atleta del vivaio della Junior. Questo è vero, ma vivaio di 3 decadi fa praticamente. La freddezza, l'esperienza. Ora c'è quando c'è da tirare giù la saracinesca nel momento decisivo, Fovio è presente. Vediamo questo attacco adesso, Angiolini, la rete, la rete che infiamma il Palazzizzi, più 2 e time out. Resta a terra anche a Amsic, c'è l'interruzione con Cicciancona che ne approfitta per fermare il cronometro, per parlare con i suoi. Time out chiamato dal Bressanone, resta a terra Amsic che protesta veementemente e continua a rischiare per le sue proteste, la mette una mitata. C'è il time out, però il time out che sarà più lungo del solito. Amsic che ha da dire qualcosa agli arbitri, breve pausa per noi nel frattempo.
sape riprendere il gioco. 100 secondi praticamente al termine del match. Per il Bressane per riprendere in mano l'incontro. C'è Basic solamente in campo, prova ad attaccare con 7 uomini il Bressanone senza portiere, quindi sfruttando sicuramente una situazione di doppio pivot costante. D'altronde ora è il momento di forzare. Sutera pesca Ruggeri e c'è lo sfondo, procurato da una grande giocata di Messina di Carlo Sperti, che festeggia come se avesse segnato una rete fondamentale. Ed è così effettivamente, quando manca un minuto e qualche spicciolo al termine dell'incontro, più due Junior, la difesa ovviamente alta del Bressanone, Junior che si passa la palla rischiando anche il passivo. Yerstam, Notarangelo, Franceschetti, sì, alza il braccio, giustamente. Angiolini, che serve Franceschetti. La rete di Franceschetti, che la Junior è campione d'inverno, possiamo dirlo ufficialmente. Più tre, hanno mancato 4 secondi, ora prova ad accorciare ovviamente il risultato del Bressanone. Mancano 30 secondi, perde praticamente palla in qualche maniera, per la riconquista di Giulio. Foglia la tocca, c'è il palo e in ghiaccio. Un anno meraviglioso per la Junior Fasano, che ricordiamo ha recuperato fino al secondo posto al termine della scorsa stagione, e ora si presenterà alle finali di Coppa Italia da testa di serie numero 1 e con perlomeno 2 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Finisce la palestra Gigi, 28-25 il finale. Complimenti ovviamente al Bressanone per aver reso questa gara viva fino all'ultimo istante. 28-25 il finale. Sciutola però non è d'accordo con l'andamento dell'incontro. Dobbiamo dire che non sono stati sempre lucidi i due arbitri questa sera su entrambi i fronti. Però qualche conta è il risultato finale sul tabellino, che recita Junior 28, Bressanone 25. E Junior che quindi saluta nel migliore dei modi questo 2022. Giuseppe, un saluto finale, anche un augurio, no, agli amici della Palamano Italiana e i fasanesi che ci ascoltano da casa. Sì, come dicevi tu, un 2021 da incordiciare. Prima la rincorsa, pur con tutte le difficoltà legate chiaramente al Covid, la Junior è stata una delle squadre maggiormente penalizzate nella scorsa stagione. Quest'anno inizio di stagione sempre in crescendo, campioni d'inverno, e chiaramente l'augurio a tutti gli appassionati della pallamano italiana e ai tifosi della Junior, e alla fine del girone di ritorno, insomma, di vederci ancora una volta al vertice della pallamano italiana. Sì, ovviamente auguriamo un sereno Natale anche alla compagine, a chi ci ascolta da Bressanone, quindi al Brixen, augurando anche loro di concludere il più alto possibile questa stagione, e salutando tutti, augurando dando appuntamento per il 20 gennaio, prima del 2022, Junior Rubiera. Salutiamo con l'applauso del pubblico, con i festeggiamenti giocherellosi da parte dei atleti fasanesi in campo. Un saluto a tutti.